Siamo giornali online della campagna. Direttore, non è un'intervista, è semplicemente un complimentarci con voi perché ci avete aperto delle finestre con la vostra erudittissima e profonda relazione. Un piacere di conoscere le vostre impressioni. Sulla nostra o in generale? In generale, questi depositi che una volta aperti hanno dato la struna come una bottiglia di spumante. Anche se per certi aspetti, come diceva il direttore, da sempre per gli studiosi i depositi sono stati una palestra di studi. Qui l'occasione è stata quella di offrire al pubblico più indifferenziato, più diciamo generalista, la possibilità di vedere un mare di cose che normalmente non sono visibili al pubblico. E poi da quello nascono gli studi, le ricerche, gli approfondimenti. Professore Gioacchino, possiamo immaginare una mostra fatta con la Patellis e il Capo di Monte? Possiamo immaginare un rapporto relazione? No, io non sono più al Palazzo Patellis da qualche anno, però dico. Ma siete un profondo conoscitore perché. I miei colleghi, insomma, varie volte abbiamo, insomma, ci sono stati sempre scambi pubblici e profitti con Napoli. Soprattutto a livello di porcellane. Anche. Vi ringrazio ancora.